Natale, Pasqua, compleanni, tutte queste sono feste importantissime, ma non sono nulla in confronto alla migliore, nulla in confronto al Pesce Secco Day, dove riceviamo il bundle di pesce secco con tanto di ballo e musica inedita. Guarda il video fino alla fine per scoprire come festeggiare al meglio questa giornata. Hashtag codice Carlari. Prima di andare in game, ovviamente, ragazzi, dobbiamo passare dal negozio oggetti. Come prima cosa, vedere che qui c'è il bundle di pesce secco. Prima di acquistarlo, ovviamente con lo sconto bundle, che invece di essere 600 V-Bucks sono 100, controllare il codice Callari. E adesso possiamo andare qui nel bundle e vedere che abbiamo tutto in possesso, ragazzi. E ci mancano solo questi due oggetti. Il passo della pinna. E ci vediamo ai pesci secchi. Che non possiamo ascoltare perché c'è musica bassa. Però andiamo ad acquistare il pacchetto. Vai, 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 vai. Nuova emote preferita. Il pesce secco dei ragazzi. Che giorno che è. Miglior giorno dell'anno. Andiamo, andiamo, andiamo a fare. Guarda sto sfigato che flexa le sue zero corone. Guarda che ti flexo io. Guarda che ti flexo io. Boom, boom, boom. Il passo della pinna. Che ti spegne quella pelata fiamma. Stai zitto, non provarci mai più. Atterriamo, ragazzi, su quell'isoletta, perché per il pesce secco day abbiamo anche una challenge speciale. Ovviamente è a tema pesce. Cosa possiamo fare se non utilizzare solo il loot che troviamo dal mare, dai fiumi, dai corsi d'acqua, e usare solo le cure a tema pesce. Dobbiamo nutrirci solamente di ciò che viene dall'acqua, ragazzi. Solo ciò che è di naturale del nostro habitat, vero e proprio. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo subito la canna da pesca. Abbiamo il pesce qua. E abbiamo Vitello Grintoso, che è il pesce secco, perché lui è abbonato. Può giocare con me in live sul canale principale. Se anche tu vuoi giocare con me, ti basterà seguire le live del canale principale e essere abbonato a soli 99 centesimi. Adesso però, ragazzi, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, in ulteriori bla bla bla, perché dobbiamo iniziare a pescare, ragazzi. Sarà una giornata di pesca instancabile. Ok, prima cosa è un altro flopper, ragazzi. Non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Per adesso però dobbiamo eliminare questo zucchetto Giuseppe. Ci dispiace tanto. Gli scildini e le lucciole. E non abbiamo ancora una arma. Questa cosa è molto brutta. Di perk cosa possiamo prendere? Vediamo, ragazzi. Ovviamente la melma pescatrice, ragazzi. Ok, la medusa. Spero di aver fatto tipo la cagata che adesso escono solamente meduse. A me servono le armi. Anche a te escono solamente meduse. Dobbiamo abbandonare. Abbiamo fatto una cagata. Abbiamo fatto una cagata, Vitello. E rieccoci di nuovo in game, ragazzi. Guardate quante pozze abbiamo da pescare. Questa volta ovviamente non faremo l'errore di prendere la melma pescatrice, che è letteralmente un troll. È un perk inutile che ti trolla e basta. Mi sono guardato con lo slurp. Scusate, ragazzi, non volevo. Però è l'abitudine. Non sto pensando a quello che devo fare. Per adesso ovviamente, ragazzi, possiamo usare tutte quante le armi. Appena prendiamo una canna da pesca in mano, basta, niente più. Niente più armi fisiche. Quanto è bello sto posto comunque, ragazzi, riccio in rete. Bellissimo. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro con questi posti asiatici. Abbonati al canale, che succede che diventi immensamente più figo e puoi venire a giocare con me mentre sono in live. Eccoci qua, che abbiamo la canna da pesca e possiamo iniziare. No, 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 no. Quanta gente. Vai, Vitello, mostragli cosa sa fare il pesce. Grande Vitello! Mamma che pesce! E sono convinto che tu questo combat l'hai trovato nel mare. Lo so che non lo hai fatto, probabilmente. Però, godo, ok. Dai, ti riesce la medusa, quitto. Ok, meno male, un bel flopper. E iniziamo. Oh mio Dio, ho pescato un pompa maranza! E anche una mitraglietta! E anche un assalto! No, no, scherzo! Ho pescato una pistola e basta! Perché la challenge cambia, ragazzi! Adesso possiamo usare semplicemente il loot che troviamo da altri pesci, ragazzi! Perché a quanto pare non spawnano armi nel mare! Non so chi abbia fatto questo cambiamento malefico! Quindi sai che c'è? Rovino il pesce secco dei ancora di più! Sparandomi questo medikit! C'è Lord Anubis che entra nel dojo a cercare Goku! Non l'hai trovato, hai trovato il pesce. Cercavi la scimmia e trovi il pesce. Che ho preso per sbaglio questi sporchi scildini che non sono pesce, ragazzi. Andate a quel paese, puzzoni. E c'è un geyser. Ci sono i geyser qua, bellissimo. Le meduse qua, ragazzi, valgono come animali del mare. Anche se sono meduse un po' strane che camminano sulla terra, però li contiamo. Ok, mettiamoci a pescare ancora, ragazzi. Nella speranza che magari un'arma ci esca, perché secondo me non escono più le armi dal mare. E mi sa proprio di sì.
No, escono! Grazie a Dio! Oh, la challenge è fatta. Ok, ok, ci siamo. Escono le armi, ragazzi. L'abbiamo trovata. Adesso possiamo giocare solamente con una mitraglietta blu. A quanto pare il gioco ci vuole male, perché la challenge è ancora più difficile adesso. Perché io mi ricordavo tipo l'ultimo pescato, che era una cosa, mamma mia. Invece l'hanno fatto un botto. Melma pescatrice non la troveremo mai. Un altro pesce scudo. C'è gente. Dobbiamo farlo uscire dalla macchina, se no non possiamo spararla. Se sta scappando? Tu ce l'hai salto, buono. Vediamo se riusciamo. Dobbiamo per forza andare da vicino adesso. Ok, buono. Non sono nemmeno dei pesci, almeno, ragazzi, che ne so. Potremmo fregargli il loot. Ci ha squagliato. Mamma mia, quanto danno che ha fatto. Non è che c'ho i pesci. I pesci però curano un botto, ragazzi. Almeno questo è rimasto. Dai, vieni fuori. Vai, muori. No, vitello. C'ha pure lo slurp epico sto qua. Buona. Morto uno. Mamma mia. Madonna. Ok, presa, ragazzi, la nostra arma da supporto. E adesso prendiamo la canna da pesca e iniziamo a pescare nella speranza che ci esca effettivamente un'arma dal mare. C'è il grafico a lucire. No, flipping way. C'è il combat, ho trovato. Leggendario. Arrivo, ragazzi, arrivo. Ragazzi, non ci credo. Dopo migliaia di armi non trovate il combat leggendario. Così me lo danno. C'è un tipo in moto, ragazzi, che vuole assaggiare il mio combat pescioso. Però c'avevo anche un miliardo di vita. Muori, grazie mille. Vabbè, ragazzi, la challenge continua a avanzare. Non ho trovato ancora armi decenti qua dal mare. Ci sta punendo. Oh, ma riusciamo a fare questa taglia? È vero, c'è la taglia, ragazzi. Andiamo a pulire questo qua, che magari è anche un pesce. Non è un pesce secco, però. Magari i suoi team sono pesce secchi. Vai, squaglia, grandissimo. 11 o 18, 29, quanto è forte il combat. A terra, oh. Non è un pesce secco, sfortunatamente, ragazzi. Naruto, dai. Oh, morto. Avevo un po' di colpi pompa sto qua? Beh, pochino. Ragazzi, non mi dire che la canna da pesca arriva fin là. Non ci arriva, infatti, che palle. Non ci credo, un altro pompa. Tutta sta fatica per un altro pompa che fa pure cacare. Dimmi, era un maranza. E babù. A zinc. Marci. Mi sto facendo una passeggiata. Sì. Una passeggiata in riva al fiume. No, quello di fianco a me è Campo Marino Lido. Campo bella, Campo Marino Lido. Soliveri, yeah. Hanno trascorso le vacanze a Campo Marino Lido. Un altro yeah, quel polo sulla roccia, ragazzi, che domina tutto. Non lo ammazzare. No! Si può camminare! Ah, che mondo! Questa è la minazione quando scopri che puoi camminare. Ragazzi, io ho nemici di fronte, ma a me non me ne frega niente. Perché sto con la canna da fuori a pescare. Ma li vado a pushare adesso, ragazzi. E questi qua dormono. 14, 38, 35, buona. Lo pusho. Ma però comunque, ragazzi, pure un pesce secco potevamo trovarlo. Ne ho trovati tipo a bizzetti prima di iniziare questa challenge. Oh, buona. Termino di fronte. Sì, arrivo. 20, 41, 83, 1, sarei morto. Ragazzi, zinc squaglia. Zinc è fortissimo. Vai. Guarda come lo pusho sto nabbo, easy t. Cla. Me l'hanno fregata, grande vitello comunque. Tu sei un pesce, quindi puoi fregarmela quanto ti pare, piace. Ragazzi, lui ha trovato il pompa esotico, però noi non possiamo usarlo, ragazzi, perché non viene dal mare, ma che palle. Eccola qua! Mi hai trovato? Una mitraglietta! Ok, ragazzi, top 5! Mariana. Oh, morto di danno da caduta. Abbiamo perso il danno della vita, non ci interessa perché noi siamo pieni di pesce. No. Sì, vitello! Che botta! Come ha rotto le strutture, vitello! Grande vitello! Buon pesce secco day anche a voi, ragazzi. Iscriviti per festeggiare.